Ignazio Boschetto de Il Volo e la sua fidanzata Michelle Bertolini sono in Sardegna. Ecco dove hanno deciso di trascorrere gli ultimi giorni. Una storia d'amore meravigliosa quella tra Ignazio Boschetto e la sua bellissima fidanzata Michelle Bertolini. I due stanno per convolare a nozze, anche se la data resta top secret, forse per scaramanzia. Ieri sera il trio Canoro ha chiuso in bellezza con lo speciale Tutti per uno su Canale 5, portando a casa un ulteriore risultato dopo quelli discografici. Ora è tempo di relax prima dei grandi eventi professionali, e non in cui saranno impegnati. Bellissimi e felici, in trepidazione per il loro giorno più bello che a quanto pare, sarà a brevissimo. Dove si trovano per uno dei loro ultimi weekend da fidanzati, prima di diventare marito e moglie? Sono in Sardegna e in una delle località più esclusive e rinomate, meta gettonatissima da molti turisti provenienti da ogni parte del mondo per una serie di caratteristiche di cui ora vi parleremo. I loro splendidi scatti tra colori e visuali mozzafiato, prima di tornare alla vita di tutti i giorni, ecco dove hanno deciso di recarsi. Sardegna, Ignazio de Il Volo e la sua Michelle si rilassano in una baia meravigliosa. Ecco dove si trovano. Cala di Volpe è una località esclusiva della Costa Smeralda, famosa per le sue acque cristalline, le spiagge sabbiose e il paesaggio mozzafiato. Si trova tra Porto Cervo e Porto Rotondo ed è facilmente raggiungibile dall'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. La spiaggia di Cala di Volpe è caratterizzata da sabbia bianca e fine e da acque turchesi, rendendola un luogo ideale per nuotare, fare snorkeling e rilassarsi al sole. La baia è circondata da una vegetazione mediterranea lussureggiante, che contribuisce a creare un'atmosfera tranquilla e pittoresca. Una delle destinazioni più lussuose e affascinanti del Mediterraneo, perfetta per chi cerca un mix di bellezza naturale, comfort di alto livello e un ambiente esclusivo. I due fidanzatini, che a quanto pare prestissimo convoleranno a nozze, si sono concessi qualche giorno in questa meravigliosa località. Una meta ambita e frequentata da tantissimi turisti ogni anno, che hanno la fortuna di godere di tutti i comfort e soprattutto della bellezza che questa località permette di ammirare. I due quasi sposi si sono mostrati in tutto il loro splendore tra relax e paesaggi mozzafiato che più che mai in questa stagione sono da apprezzare prima del grande caldo e della forte affluenza.